L'attrice, cantante e imprenditrice, da poco nella quarta stagione di Only Murders in the Building, ha rivelato a Vanity Fair che gravi problemi di salute le impediscono di diventare mamma. Intraprenderà altri percorsi, come l'adozione o la maternità surrogata. Selena Gomez è appena tornata su Disney Plus con la serie Only Murders in the Building, che divide con due mostri sacri come Steve Martin e Martin Short. L'ultimo suo album Rare risale al 2020, mentre a Cannes ha accompagnato il film Emilia Perez, di cui è coprotagonista. In definitiva, la sua è una carriera lanciatissima su più fronti, e anche la relazione con il produttore Benny Blanco va a gonfie vele. Nella sua vita però c'è un'ombra: non può avere figli, come ha raccontato a Vanity Fair, eppure desidera ardentemente di diventare mamma. Selena Gomez: non posso avere figli ma voglio diventare mamma. Classe 1992, Selena Gomez ha una perfetta vita professionale e ultimamente anche sentimentale, non sono mai stata amata così, tuttavia ha rivelato di soffrire di un grave problema di salute che le impedisce di fatto la gravidanza. Oltre a soffrire di disturbo bipolare, ha il lupus e ha subito un trapianto di rene nel 2017. Una situazione che sintetizza così: non l'ho mai detto, ma purtroppo non posso avere una gravidanza. Ho un sacco di problemi di salute che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. È qualcosa di soffro da un po' di tempo, c'è malinconia nelle sue parole, però il sogno non si spegne, muoio dalla voglia di diventare mamma. Pensavo che sarebbe andata come va a tutti, ma mi trovo comunque in una posizione privilegiata. Credo sia una benedizione che ci siano persone disponibili per la maternità surrogata o l'adozione, sono grandi possibilità per me. È bello che ci siano speranze per le persone che muoiono dalla voglia di essere mamme, io sono tra loro. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio, anche se sarà un po' diverso. Alla fine non ha importanza, sarà il mio bambino. Selena ha iniziato la sua carriera di attrice ad appena 10 anni, nella serie Barney, col primo album pubblicato dalla Selena Gomez The Scene risalente al 2009, Kiss Tell, quando era quindi ancora minorenne. Tra i suoi impegni cinematografici più famosi, c'è il doppiaggio originale di Mavis nei film della serie di Hotel Transylvania.